E vi portiamo a Boston, dove incontriamo l'avellinese Carmine Sordillo, che ancora oggi, dopo 50 anni di lavoro, non è stanco di creare moda dal sapore squisitamente italiano. Stefano Salimbeni per noi. Quando uno si sposa, prima si conosce, poi si innamora e poi si sposa, e così è successo pure a me con questo lavoro. E sono passati 52 anni senza nessun divorzio. Stiamo ancora uniti, io e il lavoro. Le nozze d'oro col mestiere? Le nozze d'oro col mestiere, sì. Bellissime. Faccio il sarto più di 52 anni, mezzo secolo. Ogni amore comincia con un incontro, no? Con un incontro, qual è stato l'incontro tra lei e la sartoria? L'incontro è stato quando avevo 9-10 anni, ho finito le scuole elementari. Come sai, al paese tutti i genitori non vogliono i figli che stanno nella strada, si devono imparare un mestiere che poi un domani è utile. Dicevano, imbararti e metto da parte. E io così ho fatto. Quando si parlava dell'America si sognava come un giardino pieno di fiori, bello, grandioso. All'età di 19 anni sono partito maggio 25 del 1965. Dopo 10 giorni siamo arrivati al porto di New York. Dove... Mi dica un po', dopo 20 anni a Avellino, esce dalla nave e vede New York, che effetto le fa? Oh, è stata una cosa indescrivibile. Ho visto delle strade grandissime, che passavano 4-5 macchine, 6 macchine, palazzi grandiosi. Provato subito a lavorare perché avevo abbastanza esperienza e da quel giorno là si può dire che ho sempre lavorato. E poi dopo 2-3 anni che ho lavorato in fabbrica, io e un amico mio abbiamo comprato la sartoria. Questo socio è stato soltanto un anno, allora io ci ho dato la sua quota e mi sono messo. Dal 1968 sono stato sempre solo. Meglio no? Solo? Che male accompagnato. Comunque il mio mestiere è stato l'unico che mi ha accompagnato fino adesso. Chi erano i clienti? I clienti di allora erano tutti clienti come pure oggi. Clienti di banche, clienti di assicurazione, clienti di investimenti. Gli italiani sempre poco. Perché? Sì, e non lo so perché. Non so la verità, sembra che so più... Non spendono. Ci facciamo gli occhiali, impuntura a mano, tutto. Io vendo e faccio abiti su misura e porto soltanto alta qualità. Il Made in Italy è la chiave del successo italiano. Cercano tutto Made in Italy. Perché secondo lei? Perché abbiamo il lavoro numero uno, il prodotto, il stile, il colore della stoffa, la manifattura, e tutto insieme crea un vestito elegante. Senta, però tanto Made in Italy adesso è di proprietà non più Italy. Lo so. Sì, infatti purtroppo ci sono, non so da che dipende, però ci sono tante compagnie, specialmente quelle francesi. E alla lunga, io ti dico la verità, che piano piano scomparono tutte queste grandi firme. L'Italia è andato sempre più allontanarsi. Io ero venuto qui con due obiettivi: andare in Italia, sposarmi, poi fare 4-5 anni in America e ritornare in Italia a vivere. Purtroppo questo non è stato possibile. Ho lavorato 7-8 anni, sono andato in Italia per sposarmi. Veramente ho trovato una brava compagna che ancora tutt'oggi andiamo d'accordo. Due sogni si sono avverati. Lei dopo 50 anni di lavoro, ancora ha le mani in pasta? È ancora lei che taglia e cuce o ha delegato ad altri? La mia passione è sempre quella di fare sempre qualcosa, perché se non faccio qualcosa non mi trovo a mio agio. Veramente, come dicono tutti, il mestiere ce l'ho nel sangue. E allora, finché c'è il sangue che cammina, il mestiere va avanti. C'è un
un'intima poesia in queste storie, tutte quelle delle nuove migrazioni, ma anche quelle delle migrazioni, diciamo così, più mature. Un italiano quasi perfetto di un nostro, diciamo, amico di community. E vedo che la nostra ospite, che è venuta per parlarci di Laura Biagiotti, Paola Cacianti, che è giornalista Rai di cultura, moda e costume, amica di Laura Biagiotti, però prima di parlare di Laura Biagiotti annuiva vistosamente a questa storia molto bella. Sì, mi fanno sempre una grandissima commozione queste storie, una grandissima tenerezza, perché c'è dietro tanta fatica, un po' di malinconia, un po' di rimpianto, no? Perché dice, io avevo un progetto che era andare, tornare, sposarmi, ritornare, ritornare in Italia. E quest'ultimo segmento, l'ultimo miglio, non l'ha fatto. Probabilmente lo potrebbe fare, ma alla fine la passione per il lavoro, il successo, l'apprezzamento che quest'uomo con ogni probabilità ha avuto in America, a parte le soddisfazioni economiche, lo tengono legato là. È un po' sempre questo dualismo, no? Tra i sentimenti, il lavoro, la nostalgia del paese e il tuo paese di adozione. E questa è una storia che insomma gli italiani conoscono bene. È una storia che gli italiani conoscono bene.